È il lavoro che restituisce dignità alle persone ed in questi tempi di crisi le istituzioni devono impegnarsi concretamente per aiutare i disoccupati e soprattutto le nuove generazioni. La seconda edizione del premio Crescenzio Sepe, intitolato proprio al Vescovo di Napoli, è dedicato al tema del lavoro e all'impegno civile nei campi della medicina, del giornalismo e dell'imprenditoria. Persone che si sono dimostrate sensibili alle problematiche sociali e che hanno contribuito allo sviluppo. Il Movimento Cristiano Lavoratori, organizzatore dell'evento, vuole sottolineare che attraverso i valori cristiani si può infondere speranza, in collaborazione con gli organi competenti al rilancio occupazionale. Cardinale Crescenzio Sepe. È l'occasione per mettere a fuoco alcuni problemi e direi che il problema dei problemi è sempre il problema del lavoro. Perché tutto il bene che viene è quando si riesce a offrire, soprattutto alle nuove generazioni, ai giovani, una possibilità di poter realizzare anche le loro aspirazioni. Quando invece non c'è questo, allora corriamo il pericolo di una deriva di cui non conosciamo neanche tutte le conseguenze. Parliamo di una cosa che non c'è, noi parliamo di un lavoro che però il lavoro ancora non c'è. E allora questo appunto è pungolare perché tutte le istituzioni, compresa la Chiesa, si facciano carico di questo problema che è enorme. Ho detto è il problema dei problemi, perché risolvere questo problema significa sviluppo, significa dignità, significa costruire una società veramente matura. Quando invece questo problema non si risolve, allora la deriva c'è e può essere veramente pericolosa.